Anche quest'anno il pallone d'oro va a Lionel Messi. Non una grande sorpresa per chi due anni fa risolse la finale della Champions League realizzando a Roma uno dei gol più acrobatici degli ultimi tempi. E non importa se nell'anno solare la sua fantasia sia un po' spenta. Ora ha vinto due palloni d'oro e il suo nome è accanto a quello di Alfredo Di Stefano, punta di diamante del Real Madrid anni 50, dei tedeschi Franz Beckenbauer e Karl-Heinz Rummenig, rispettivamente libero e attaccante della grande Germania anni 70 e 80, dell'inglese Kevin Keegan, stella di quel Liverpool che vinceva tutto tra 1972 e 1977, e del fenomeno dell'Inter non solo Ronaldo, famoso per i suoi infortuni, ma anche per splendidi dribbling con gol. Non si sa se Messi arriverà a quota 3 palloni d'oro, come il profeta del calcio totale Johan Cruyff, lo specialista delle punizioni Michel Platini e l'olandese volante Marco Van Basten, ma certamente Lionel ha già emulato sul campo il suo mito, Diego Armando Maradona. Nella corsa dietro un pallone, infatti, non importa che sia d'oro, ma che vada a finire sul fondo della rete. Llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera, golazo de Messi.